Oggi è una bella giornata perché va sottolineato questa puntualizzazione che la Regione fa, che rende questa struttura strategica per la Regione Marche, e lo è a tutti gli effetti. È una struttura che ha una doppia vocazione, una vocazione storica, quella dedicata all'ortofrutta, ma si è trasformata anche in una struttura pronta all'emergenza. Lo abbiamo visto con risultati eccellenti nei tanti momenti difficili. Ha una posizione strategica per tutto il territorio, non soltanto per la città. E la conseguenza di questa scelta, e qui devo ringraziare l'assessore Baldelli e la Regione per aver messo queste risorse importanti, perché si fa un intervento che rende ancora più fruibile e accogliente, perché anche il decoro fa parte della funzionalità, però ecco, il punto centrale è la strategicità. Patrimonio immobiliare strategico della Regione Marche che si trova a Fano, che va necessariamente valorizzato. Che sia strategico lo dimostrano i dati: 2200 metri quadrati di edificio direzionale, 4500 metri quadrati di mercato ortofrutticolo, 18500 metri quadrati di aree esterne e parcheggio. Oltre questo, questa struttura è stata cruciale proprio perché è della Regione Marche anche nella gestione in emergenza della pandemia. Pensate che qui sono stati fatti oltre 33.000 vaccini e circa 150.000 tamponi. In una fase di emergenza la Regione ha potuto utilizzare un proprio patrimonio immobiliare. Molto spesso, come è avvenuto per questa struttura in passato, le strutture sono state abbandonate. In questo caso lasciate in gestione al Comune di Fano, che ha fatto il possibile secondo i propri bilanci. Ora arriva la Regione, che in sintonia con il mondo dell'associazionismo, la protezione civile ospitata in questa struttura regionale e l'amministrazione comunale di Fano, ha deciso di investire col proprio bilancio regionale oltre 1.350.000 euro. Proprio perché questa struttura, da una struttura settoriale dedicata all'ortofrutta, diventa anche una struttura multitasking. Una struttura multitasking al centro di una città, nel cuore di una città facilmente raggiungibile sia dal casello autostradale che dalla superstrada che le passa vicino, ma anche al centro della nostra provincia. La Valle del Metauro è al centro della Valle del Cesano e Valle del Foglia.